Benvenuti al primo tutorial di scrittura creativa. C'è un racconto in ognuno di noi. È proprio così, non soltanto un racconto, ma anche uno scrittore. Voi non ci crederete, ma è proprio così. Ci arriveremo subito. Scopo di questo tutorial è insegnarvi le prime regole della scrittura creativa e quindi avvicinarvi a quello che è lo scrivere come fa uno scrittore, e credetemi, è così quando vi dico che è un po' come cantare, scrivere. Io sono stonatissimo personalmente, ma so che con dei corsi potrei migliorare moltissimo. Certo, non potrei diventare un fuoriclasse, questo fa parte di ognuno di noi avere un talento, ma possiamo veramente avvicinarci e forse scoprire anche un talento. Per quanto riguarda me, io sono uno scrittore, ho pubblicato dei romanzi, una trilogia fantasy, La stirpe del vento, uscita con Armenia, e dei thriller, Sottopelle e Quel che resta del peccato, entrambi pubblicati dalla Corte Editore, e l'ultimo, Quel che resta del peccato, è ambientato a Bolzano. Qui però sono ovviamente, oltre che essere qui in veste di scrittore, anche di docente di scrittura creativa. E quello che vorrei riuscire a fare è riuscire a tirare fuori quello scrittore che è nascosto in ognuno di voi. E al termine di questo tutorial vi darò già un primo compitino per potervi avvicinare un po' di più all'obiettivo finale. Ci sarà poi anche una diretta Facebook. In questa diretta Facebook, tutte le vostre domande che avrete, i dubbi che magari vorreste chiarirvi meglio, potete chiedermeli, farmi direttamente le domande e vi aiuterò a proseguire in questo percorso. Giusto per cominciare, ci sono alcune informazioni, interessanti, ad esempio. Voi avete idea quali sono i nostri lettori più forti in Italia? Visto che l'Italia non è che può vantare di essere un paese che legga molto, eppure abbiamo i ragazzi, quelli dai 9 ai 14 anni, che rappresentano i nostri lettori più forti. E sono anche i lettori più forti in Europa. Questo vuol dire che c'è speranza, ma ovviamente siamo forse noi adulti che pecchiamo un po' di essere pigri nella lettura. Questo ovviamente probabilmente non riguarderà voi che mi state seguendo, perché se siete qui è chiaramente perché state leggendo, leggete volentieri, o perché magari avete voglia di perfezionare la vostra tecnica di scrittura. Scrivere è conoscersi. Questo lo dico spesso nelle mie lezioni. Si sottovaluta sempre di più la scrittura. Una volta si scriveva di più, si scrivevano i diari, e questo chiaramente aiutava molto a conoscere se stessi, ma anche se così, anche se non fosse un diario, chiaramente l'immedesimarsi in un personaggio porta a creare empatia, porta a approfondire emozioni e sensazioni e situazioni che noi non vivremmo altrimenti. Quindi tutto questo fa sì che andiamo a esplorare, a scavare a fondo dentro di noi. Ed è quello che faccio anch'io. Ogni tanto mi chiedono: ma com'è possibile che una persona come te, papà, una persona sensibile, almeno così mi reputano, sensibile, di un certo tipo di educazione, possa aver inventato un serial killer? È come essere un attore, scrivere. Scrivere vuol dire calarsi in un ruolo, e riusciamo a farlo soltanto bene quando riusciamo ad aprire una certa barriera che ogni tanto fa sì che abbiamo difficoltà a provare empatia o provare più emozioni. Bisogna quindi per questo scavare a fondo nelle sensazioni, perché soltanto se si emoziona uno scrittore scrivendo potrà emozionare un lettore. Leggendo. La prima regola di scrittura creativa che vi introduco con questa prima lezione è l'incipit.
L'incipit non vuol dire altro che inizio, ma è molto importante. L'inizio è quello che fa sì, è quell'emozione che fa sì che noi entriamo nella storia, che ci appassiona fin da subito. Io paragono l'incipit alla nascita di un bambino. Quando un bambino nasce, che cosa fa? Piange, probabilmente, ma è un'emozione. Quindi il mondo per un bambino è qualcosa di inesplorato, non lo conosce, ma la stessa cosa è un lettore non conosce il mondo che voi avete in testa e che state scrivendo. Quindi sono poco interessanti descrizioni del personaggio, troppe descrizioni ambientali, come inizio, attenzione. La cosa migliore che potete fare per scrivere un buon incipit e quindi un buon inizio è utilizzare un'emozione ben precisa perché è universale l'emozione. Anche la situazione deve essere una soltanto, altrimenti potreste confondere il lettore. E non è necessariamente la prima frase che scriverete della vostra storia, chiaramente può essere che man mano cambierete la prima frase, il primo capitolo, questo può ovviamente accadere. Io ho degli esempi di incipit, così cerchiamo di capire bene e mettere a fuoco che cos'è un incipit e come altri lo hanno fatto. Qui ho Fango di Niccolò Ammanniti. Vi leggo ora l'incipit, quindi l'inizio. Cristiano Carucci aveva in testa tre possibilità per sfangare quella maledettissima notte. 1. Andare con gli altri della comitiva al centro sociale Argonauta. In programma quella sera c'era la mega spinellata di Capodanno, il concerto degli Animal Death. Ma quel gruppo gli stava profondamente sulle palle, dei fottuti integralisti vegetariani. Il loro gioco preferito era tirare bracciole crude e bistecche grondanti sangue sulla platea. L'ultima volta che era andato a un loro concerto era tornato a casa tutto inzaccherato di sangue e poi facevano uno schifo di rock and roll. 2. Chiamare Ossa di Pesce, prendere la 126 e andare a vedere che si diceva in centro. Sono andato un po' oltre all'incipit. Chiaramente incipit viene ritenuto sì l'inizio, quindi la prima frase, soprattutto la prima frase, che in questo caso è semplicemente Cristiano Carucci in testa aveva tre possibilità per sfangare quella maledettissima notte. Ecco, questo sarebbe l'incipit effettivo, ma nell'editoria oggigiorno viene inteso un po' di più, quindi le frasi iniziali, l'atmosfera che si respira, anche perché un po' si vede già lo stile che accompagnerà il lettore in questa storia. Come avete notato, anche qui abbiamo di fronte un'emozione, una scelta soprattutto, che chiaramente ci fa venire voglia di andare avanti, perché dice aveva tre possibilità e inizia ad elencarle, quindi già questo ci porta a voler proseguire nella storia. Secondo incipit, Cormac McCarthy, La strada. Cormac McCarthy è un autore che adoro, è veramente veramente bravo, ha uno stile riconoscibile. Quando si svegliava in mezzo ai boschi, nel buio e nel freddo della notte, allungava la mano per toccare il bambino che gli dormiva accanto. Notti più buie del buio e giorni uno più grigio di quello appena passato. Come l'inizio di un freddo glaucoma che offuscava il mondo. La sua mano si alzava e si abbassava ogni prezioso respiro. Si tolse di dosso il telo di plastica, si tirò su avvolto nei vestiti e nelle coperte puzzolenti e guardò verso est in cerca di luce, ma non ce n'era. Ora, qui abbiamo un'atmosfera molto, molto presente. Anche qui siamo a confronto con un'emozione. Quando si svegliava in mezzo ai boschi, nel buio, nel freddo, allungava la mano per toccare il bambino che gli dormiva accanto. Quindi abbiamo un'emozione paterna, un'emozione di preoccupazione. E questo comunica a noi direttamente
la sensazione e quello che ci vuole trasmettere lo scrittore. Altro esempio, ultimo di questo tutorial, è Le acque del nord di Ian McGuire. Tra questi è il libro più recente che ho letto, tra questi tre. Guardate quell'uomo. Esce dal cortile di Clepison strascicando i piedi. Si mette in Sky Street e respira l'aria complessa. Trementina, farina di pesce, senape, grafite, la solita greve puzza di piscio dei pitali appena svuotati al mattino. Sbuffa una volta, si gratta la testa ispida e si sistema il pacco. Si annusa le dita, poi lentamente le succhia, a una, per godersi gli ultimi rimasugli e sfruttare al massimo i soldi spesi. Anche qui, sensazioni ben precise, un'unica situazione e soprattutto esordisce con guardate quell'uomo. Quindi è proprio un modo per richiamare inizialmente subito l'attenzione del lettore, che è una strategia importante, utile a far sì che le persone leggano e abbiano voglia di continuare nella lettura. Errori comuni agli incipit, quali sono? Scrivere un incipit alla Manzoni. Ora, Manzoni chiaramente è un maestro, non si può negare, fa parte della letteratura mondiale, della storia della letteratura, ma i tempi erano differenti di quelli di oggi. Oggi noi studiamo Manzoni, ma non scriviamo alla Manzoni e i lettori non sono interessati a leggere lo stile di Manzoni. Esiste già, non ha voglia di leggere qualcosa di uno scrittore esordiente che vuole imitare un grandissimo maestro di tempi passati che oggi non sono nemmeno più interessati. Quindi le digressioni ambientali alla Manzoni come incipit sono sconsigliate. L'incipit anticipazione, quindi non anticipiamo una storia, non anticipiamo un avvenimento importante. Un lettore deve scoprire ciò che avverrà nel libro e lo farà con tanta tanta voglia e desiderio. È quello che accade anche nei film e nelle serie TV, non vi svelano in anticipo, magari vi danno solo un piccolo assaggio. L'incipit ha identikit, quindi può anche essere che noi siamo interessati. Quello che io vedo è che spesso gli alunni, adulti o piccoli che siano, sono molto interessati a descrivere il proprio personaggio. Ma attenzione, il lettore ancora non ha capito di che storia si tratta, non ha socializzato col protagonista. E quindi una descrizione dettagliata la possiamo definire più avanti, d'accordo? Non nell'incipit. Bene, siamo in conclusione di questo primo tutorial. Per la prossima volta vi chiedo di scrivere un incipit, anche soltanto un'unica frase, se volete anche due o tre, chiaramente. Tenete in considerazione le regole che vi ho appena elencato, quindi un'emozione precisa, una situazione precisa, possibilmente pensate fuori dagli schemi. Tutto quello che è ordinario, tutto quello che fa parte della quotidianità è poco interessante come incipit per un lettore. Quindi provate a spiazzarmi, in questo caso, visto che vi leggo, ma a spiazzare in generale il lettore. Sbizzarritevi, pensate fuori dagli schemi, potete prendere come riferimento qualsiasi cosa desiderate e scrivetela qui sotto nei commenti se vi va. Da adesso in poi, fino alla prossima volta, potete scrivere nei commenti il vostro incipit. Poi chiaramente quando ci sarà la diretta Facebook, potrete parlarne con me, chiedermi consigli e vedremo meglio quello che avete fatto. La prossima volta, parleremo di un altro argomento, sempre con un tutorial, e vi aspetto numerosi. Ciao!